chiude i conti anche la Vigor Lamezia nella promozione Girone B, che battendo la Palmese nello scontro diretto, abbiamo sempre detto erano 9 i punti di vantaggio, bastava pareggiare proprio contro la Palmese per mantenere i 9 punti o addirittura allungare, come d'altra parte ha fatto la squadra lamezzina, 3-1 nello scontro diretto, e quindi vittoria del campionato e approdo nella eccellenza dell'anno prossimo. E la Palmese a questo punto viene scavalcata anche dall'Ardore e dal San Giorgio, che vincono le rispettive partite, l'Ardore contro il comprensorio Archi per 4-1, il San Giorgio 2-1 contro la 5 Frondese, e quindi adesso la squadra della Piana deve stare attenta a vedere quale sarà la propria posizione sul finale del campionato, anche perché è presumibile che, almeno per quello che dice adesso la classifica, sarà uno solo il playoff che si dovrà giocare tra la terza e la quarta, in quanto ormai il quinto posto, quello dello Sporting Catanzaro Lido, diventa difficile per questa squadra qui arrivare sotto i meno 10 punti, perché attualmente sono 13 dall'Ardore secondo, e quindi nello spazio delle due partite finali che restano per questo campionato dovrebbe recuperare ben 4 punti la squadra di Alessandro Pisano per sperare di giocarsi il play-off contro la seconda in classifica. Quindi da verificare questa situazione, e vedremo quello chi sarà tra Ardore, San Giorgio e Palmese a restare secondo, quindi non giocare la semifinale, e chi invece dovrà giocarsi il play-off. In coda alla classifica perdono Ravagnese e Africo, l'Africo addirittura nello scontro diretto contro l'Atletico Maide, un Atletico Maide che vince per 2-1 e raggiunge appunto l'Africo a 27 punti. Vince anche il Merito, che si trovava in nella penultima posizione, contro il Capo Vaticano 2-1, e quindi qui si fa abbastanza importante la situazione, perché queste 5 squadre devono vedere chi sarà l'ultima e chi saranno le altre che andranno a giocarsi il play-out. Il Melicucco riesce ad ottenere i 3 punti importanti contro la Deliese, e il Bivongi Pazzano, che ormai è il Roccella, che si trovano a 33 a 34 punti, che ormai dovrebbero essere fuori dalla lotta per la retrocessione. Quindi da verificare, e qui sarà 2 giornate di fuoco per queste squadre, che tra i 23 del Ravagnese e i 28 di Melicucco e Merito dovranno verificare quale sarà la squadra retrocessa e quali invece giocheranno i play-out per la retrocessione nella prima categoria.